Carmela, ciao, buongiorno, ciao a tutti gli amici di Sess TV. Io mi trovo in questo momento a Casa Sanremo, nella zona lounge, dove poi in serata ci saranno tanti artisti, tanta bella musica e tanto divertimento. Allora sì, ieri sera c'è stato il red carpet, ci sono stati tutti gli artisti che hanno fatto la carrellata praticamente di tutta la passerella che tutti gli anni, la sera prima del festival, viene attraversata da loro, e la città è in trepidazione perché questa sera ci sarà praticamente l'inizio di questa grandissima festa della musica italiana che ha raggiunto la sua 69esima edizione. Ecco, io, ma sui giornali di oggi, sì. Rosa, sui giornali di oggi si parlava già dei probabili vincitori. Che cosa si dice lì a Sanremo per strada? Guarda, diciamo che alle persone piace molto il ritorno di Simone Cristicchi, quindi una bella musica di autore, ma anche il ritorno della grandissima Loredana Bertè, e soprattutto anche qualche sorpresa, perché ci sono un sacco di giovani che praticamente hanno la possibilità di avere una grande visibilità attraverso questo festival. Però Carmella, qui è tutto un toto, diciamo che non si sa benissimo chi potrebbe emergere e chi no. È ricco di sorprese, è un festival ricco di sorprese. Io sono molto curiosa di capire un attimo il Festival dell'Armonia quest'anno come si evolverà, poi vi farò vedere. Ecco, c'è anche molto Cilento per strada, sta incontrando un po' i cilentani. Sì, insomma. Sì, ho incrociato varie persone che per curiosità quest'anno si trovavano in Liguria e hanno deciso di passare qui a Sanremo, e poi ci stanno anche due fioriste di Casalvelino che aiutano un'altra signora che per quanto riguarda gli allestimenti qui a Casa Sanremo. Ma queste ore di attesa, diciamo che l'inizio e la chiusura sono i momenti più sentiti, queste ore di attesa prima del, come dire, del gran debutto di questa edizione, che cosa si fa, ecco, aspettano questi minuti? Allora, innanzitutto si gira in città, perché poi puoi trovare delle iniziative radiofoniche in tutti i negozi, cioè ci sono delle postazioni delle radio, come dissi l'altra volta quando mi hai intervistato, diciamo anche in un genere alimentare, piuttosto che in una profumeria, piuttosto che in un'ottica, ed è carino perché poi insomma ci sono un sacco di persone che attendono davanti all'Ariston anche dalle 2 del pomeriggio fino a questa sera per poter aspettare l'ingresso di tutti quanti i personaggi famosi che vanno ad assistere anche loro alla manifestazione. Allora Rosa, aspettiamo domani allora le immagini che ci invierai, insieme a te entreremo nel teatro. Va bene? Ok, un grande abbraccio Carmela, ciao a tutti, ci aggiorniamo.